Oggi pomeriggio sono a Palermo per cucinartusi.it. Sto intervistando l'ingegnere Giovanni Gambino di quello che fisicamente sembra proprio essere il primo e attualmente unico birrificio palermitano. Quindi non parliamo di una birrfilm, ma di un birrificio vero e proprio con gli impianti che posso farvi anche vedere. Sono in una stanza, in un magazzino, attrezzato ovviamente opportunamente con fermentatori e altre diciamo, attrezzature adatte a produrre la birra, con appunto Giovanni Gambino. Giovanni ha una storia molto lunga, molto variegata, e la sua età non corrisponde alla giovinezza che esprime. E anche alla voglia ancora di fare. E per cui adesso io gli chiederò di raccontare brevemente un po' come è iniziato il suo percorso. Giovanni, tu a 18 anni hai fatto una scelta. Mi vuoi parlare di questa scelta? Cosa hai fatto a 18 anni? Hai preso, diciamo, la borsa, ci hai messo quattro indumenti dentro e sei Sì, partito per dove? scusa, erano proprio effettivamente quattro indumenti. 18 anni, appena maggiorenne, ho avuto l'opportunità di andare in Madagascar a fare il missionario così volontario, laico, su invito di Padre San Filippo, grandissimo maestro di vita, anche mio, agli inizi. E lì, quei mesi ho avuto modo di incontrare tante persone con tantissimi bisogni, ma tantissime, tantissime, dalla A alla Z. Quanto è durato questo tuo percorso missionario? Ma sono stati 6 mesi, insomma, anche 6 mesi, anche 7 mesi, una cosa, insomma, con precisione, circa sì, 7 mesi Però poi tu hai continuato a effettivamente. viaggiare. Quindi, e poi E sei finito a 25 anni, però sei venuto negli Stati Uniti. rientrando in Italia, sì, poi ho ripreso a studiare, a lavorare, facevo lo studente lavoratore, poi lasciando a spizzichi e bocconi gli studi, poi riprendendo, insomma, poi alla fine mi sono ritrovato negli Stati Uniti per completare un percorso di laurea, insomma, che mi sembrava anche In ingegneria. non era neanche corretto nei confronti dei miei genitori, quindi ho contratto lì una laurea in ingegneria in tecnologie applicate. Applicata. E poi la tua vita ha continuato sfruttando questa tua laurea. Contestualmente però continuavo a lavorare, avevo degli incarichi, poi sono andato anche, ho lavorato con una multinazionale giapponese in Italia, mi sono interessato per loro di quello che era, diciamo, il coordinamento nazionale del commerciale. Appunto di tecnologie, sempre si è parlato di alte tecnologie, e questo frangente mi è capitato di incontrarmi con operatori che operavano per delle ONG nel campo della cooperazione internazionale, e da lì poi ho fatto il salto a muovermi nel contesto della cooperazione internazionale con delle ONG in giro per il mondo per circa 20 anni, insomma, con gli aiuti appunto a questi paesi in via di sviluppo che spaziavano dall'Etiopia all'Eritrea, al Sudafrica, Sudafrica, al Lesotho. Mozambico, all'Esoto, sì. Quindi è continuato, hai ripreso un po' la tua attività sociale in un certo senso. Sì, nel contesto sociale sì, è stato un po' Sempre questo. nell'ambito della formazione. Sì, sempre ho operato nel campo del formare le risorse umane, un po'. Però arrivato a un certo punto hai tirato il remo in barca e sei andato a Palermo. Eh sì, poi una certa data, intorno al 95, non ho più avuto contratti con le ONG e quindi mi sono un po' fermato a Palermo, e da lì sono stato chiamato a dirigere un grosso ente di formazione, il quale conoscevo fin dalla nascita, perché ero stato parte attiva alla nascita di questo ente di formazione,
che anche ho fatto operare nel campo della cooperazione internazionale con dei progetti di formazione per il Lesotho. Abbiamo avuto centinaia di studenti del Lesotho qui alla Facoltà di Agraria di Palermo che studiavano tecnologie agrarie, irrigazione, greenhouse, eccetera. E così siamo arrivati nel 2003. Nel 2003 tu prendi assieme alla tua ex compagna e ad altri 15 Soci, professionisti, soci, fondatori, professionisti di varie discipline. Abbiamo fondato l'Istituto Europeo di Ricerca e Studi Antropologici, che si prefiggeva, oltre all'approfondimento antropologico di certe problematiche, anche di aiuti a quelle fasce disagiate del sociale palermitano, che purtroppo sono tante. Abbiamo allora istituito anche due consultorie di volontariato familiare, che si chiama Consultorio Nuove Connessioni, diretto da una bravissima psicoterapeuta, Maria Rita Silvitti, e assieme a tante altre, diciamo, psicoterapeuta, avvocati, medici, che davano il loro apporto di counseling alle persone che ne facevano richiesta e ne fanno attualmente richiesta perché esistono ancora. Ora, dopo tutta questa vita così complessa, ricca di eventi, di emozioni, di esperienze, qualcuno si potrà chiedere, cioè, ma la birra cosa c'entra in tutta questa storia? C'entra perché tu mi hai raccontato che negli ultimi 50 anni, che sono parecchi, tu ti sei appassionato a questo prodotto e te lo sei fatto a casa, quindi magari te lo facevi in Lesotho, te lo fai pure qua, ecco. Sì, ti sembrerà strano, ma in Lesotho ho incontrato tantissimi ragazzi che nella loro, diciamo, dignitosa povertà si facevano anche la birra a casa e lì la fanno usando il sorghum, cioè il sorgo che noi usiamo come mangime per gli animali, però dal sorgo si fa una birra gluten free, per esempio, che noi adesso produciamo. Io la birra me la sono fatta sempre nel pentolino. Cioè, da ragazzo, un mio carissimo e fraterno amico, che purtroppo è andato via giovanissimo dall'Italia per motivi economici in Belgio, lui ha studiato e oltre a studiare ha approfondito ed è diventato un grande maestro, diciamo, che fa la birra In Belgio. in Belgio, sì. E con lui ci siamo sempre confrontati, ci siamo scambiati i pareri, le ricette, le tecniche, gli assestamenti e da lì, insomma, la mia passione non è altro che sempre migliorata in quello che poteva essere un prodotto finale, come oggi sono sicuro di avere in mano, ecco, questo. Beh, diciamo che dopo 50 anni che ti facevi la birra nel pentolino, hai fatto il grande salto. Il grande salto è nato quando? Nel 2000? 10. Nel 2010 ho fatto assaggiare le mie birre, ho fatto assaggiare, le ho mandato a un mio amico in una di queste tipiche manifestazioni, diciamo, chiamiamole di paese campestre, la festa della birra, più o meno ce n'è Dove? Al tantissime, nord, sì, penso. insomma, le nostre parti sono pochissime, quasi zero, lì al nord ce n'è uno ogni angolo, alcuni assaggiando una bottiglia di birra che avevo mandato io. Mi è rimasto particolarmente colpito, ha vinto il solito premio, il cartoncino, insomma, tutte quelle cosette, insomma, che poi tutto sommato ti fanno pure piacere, ma hanno chiesto di saperne di più, mi hanno messo in contatto e alla fine mi hanno chiesto se potevo attrezzarmi e farmi una birra per loro, perché a quanto pare avevano raggiunto un accordo contrattuale in Sicilia con una fornitura di X litri di birra o bottiglie ogni settimana, però quel particolare tipo di birra l'aveva talmente colpito che non volevano guardarsi attorno. E da lì abbiamo istituito un impianto di produzione dove gli producevamo 2000 bottiglie a settimana di 50 cl, che quindi sono più o meno 1000 litri di birra a ogni cotta. E questo impianto nel 2015 è finito questo contratto. L'accordo è finito, sì, per conto terzi e siamo legati ancora a quello che era un vincolo contrattuale che, di non rivelare chi è Ma questo grosso gruppo, dove
non è un gruppo industriale, ma è un gruppo già artigianale. Dal 2015 noi abbiamo fatto modificare la nostra licenza con l'agenzia delle dogane e quindi c'erano tutti già i presupposti, perché già c'erano da prima funzionanti, quindi abbiamo la licenza di birrificio, siamo un birrificio, opificio e deposito fiscale. Ora, con e la nonché abbiamo anche produzione di malto, no, birra. Ecco, ora questa è una cosa importante, ma vediamo dopo. Quindi sei partito con un marchio, siete partiti con l'associazione, è partita con un marchio proprio. L'associazione e ovviamente ha anche come obiettivo il recupero di soggetti svantaggiati, sì, per diverso motivo, e questi soggetti svantaggiati vengono impiegati normalmente nei lavori agricoli, in alcuni. Voi siete infatti azienda agricola biologica, sì, 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 con dei terreni che avete a Campobello di Licata piuttosto che a Partinico, sotto Enna ne avete diversi, sì. E ovviamente producete alcuni orzo per farne malto da birra. È un orzo particolare, sì, che serve a, poi a essere è indicato a essere poi maltato, ma fate anche la lenticchia di Ustica. E nei periodi di riposo delle coltivazioni di orzo, anziché piantare per esempio la favina che serve ad azotare i terreni, mettiamo la lenticchia, e in questo caso i semi sono lenticchia di Ustica, quella piccola, oppure facciamo anche i ceci che poi tostiamo. Posso... Sì, sì, prende. Ecco, questi sono i ceci tostati. Questo è l'orzo. L'orzo è un distico, cioè quello a due chicchi per ogni rametto. Usiamo anche le scorze d'arancia, che posso garantire è profumatissima, sì, disidratate, poi li mettete nella, sì, birra. Produciamo tutto noi, in sintesi, questo, solo le bottiglie non produciamo, e ancora per poco compriamo il lupo, ma contiamo di prodotto anche noi. Quindi praticamente questa è una birra quasi totalmente siciliana, ovviamente questi prodotti entrano tutti nelle bottiglie, quindi il territorio entra tutto nelle, certo, bottiglie, e però la maltazione viene fatta, la maltatura viene fatta, diciamo, ovviamente per ora fuori. Sì, sì, facciamo maltare nei vari maltifici italiani, o anche abbiamo scoperto su segnalazione dei nostri carissimi amici, grandi esperti, Master Birrai, una malteria in Finlandia che riesce a maltare delle cose eccezionali. Facciamo scambio di merci, e in modo tale che ci possa dire quasi niente. Quindi, però, il progetto è quello di andare a maltare qua voi, sì, stessi. Il nostro progetto è, tra l'altro, in buona fase di realizzazione. Di realizzazione, quello di creare, già stiamo creando, perché abbiamo circa 120 ettari di seminativo per orzo disponibili, ma è quello di ampliare e fare un polo di aggregazione di produttori di orzo, e quindi fargli convertire le colture da frumento in orzo. Sicuramente daremo la possibilità di guadagnare di più al contadino con l'orzo, e quindi sarà maggiormente motivato. Gli forniremo anche le sementi, no, specifiche per la qualità di orzo, e dal centro di raccolta di quest'orzo noi sul progetto appunto prevediamo anche la costruzione di una malteria, che è una malteria estensiva come lo si faceva tanti anni addietro su dei capannoni industriali che già abbiamo identificato, che quindi... La zona la possiamo dire, dove pensate di andarla a creare? La malteria avrà due poli di struttura, uno a Caltanissetta e uno in provincia di Palermo. Beh, io penso che comunque non penso che vi mancheranno i clienti, perché ormai in Sicilia sono numerosi birrifici e quasi tutti tendono a avere un prodotto siciliano, quindi penso che ci sarà un grande sviluppo anche in futuro di questa attività. Sì, le nostre ricerche di mercato, Maurizio, dicono che
Malgrado sono tanti le birrerie artigianali, ce n'è qualcuna anche industriale in Sicilia, ma no, non consumano quelle grosse quantità di orzo maltato che giustificano la costruzione di una malteria. Quindi, siccome il deficit in Italia più o meno è di circa 100.000 tonnellate, quindi il nostro prodotto sicuramente servirà a fornire la filiera chiusa alle birrerie Sì, siciliane, ma sicuramente ovviamente, anche fuori dalla Sicilia, perché altrimenti non avrebbe motivo di esistere un certo. impianto industriale di un certo. Velocemente, vediamo il nome della birra. Vuoi prendere la Fellas? Mi racconti un po'. Intanto il birrificio R è di del denari, Denari, sì. il nostro birrificio. Deriva, lo dico io in Sì. breve, che tu mi hai raccontato, e questo nome deriva dal fatto che tu da ragazzino giocavi con tuo nonno e tuo nonno A era. carte. Venerava nel gioco delle carte della scopa, venerava questo re di denari Esatto. perché era un toccasana, una specie di jolly che lo aiutava sempre. E quindi tu, ricordando tuo nonno, hai voluto dare al birrificio questo nome. E però poi c'è un'altra birra che è un po' quella tua di punta che mi hai fatto assaggiare, che è la Fellas. Sì, questa qua. E la Fellas è già, diciamo, Fellas è chiamata Lucifer, vulcano mediterraneo. È una 9,2 gradi. E a detta degli altri, non lo dico io, sembrerebbe una birra eccezionale, però bisogna provarla, posso confermare, l'ho naturalmente. provato la sera da Quindi poco fa e posso confermare. è sicuramente il nostro fiorabocchiello, ma le altre non sono da meno. E queste poi le assaggerò e diciamo, Sì. scriverò poi opportunamente nell'articolo. Però il nome di questa birra, da cosa deriva? Fellas nasce, è un po' diciamo, il risultato di quello che è stato il mio impegno con la cooperazione internazionale in giro per il mondo. Io, trovandomi in Egitto per alcuni progetti che stavamo come cooperazione all'Egitto, avevo sempre saputo che gli egiziani alcuni millenni addietro facevano birra, soprattutto anche mutuandola dai sumeri, degli assiro babilonesi, come vogliamo chiamare. La tecnica della birra loro l'hanno migliorata, e nella Nubia i fellah, che erano proprio i contadini della birra, che facevano la birra, e da lì mi è venuta l'idea, oltre al birrificio per i denari, di mettere anche fellah, il nome a questa birra, tant'è che anche nell'etichetta c'è un vecchio Papiro papiro trovato in una egiziano. tomba di Ramsès il Grande, risalente al 1250 Quindi lo dobbiamo a.C. pronunciare Fellah, Fellah, Sì, un po' arabo arabo, appunto. sì. E quindi questo è un po' questa tua birra, forse il condensato delle tue esperienze che hai fatto in tutto il mondo durante i tuoi viaggi Credo che con le sia la ONG. somma La somma, di esatto. tutte queste, di questo purpurri di varie esperienze. Al di là di questo, però, le nostre birre hanno quella grossa caratterizzazione tipica siciliana, ripeto, usando lenticchia di ostica, cioccolata di Modica, i ceci tostati, l'orzo fatto da noi, le scorze d'arancia, il miele d'acacia siciliana. C'è tutto un insieme che dà quella tonalità di siculo nei nostri prodotti, che sicuramente ci fa piacere continuare. A Anche perché produrre. quando gli altri debbono gustare una birra, gustano una birra dai pantaloni siciliani, ecco, chiamiamolo Quindi così. diciamo che è quasi al 100% siciliana. Ma direi Manca sì, poco. pochissimo, Presto ma l'avremo allora. sì, manca un dettaglio.